Ciao a tutti, per questo intervento di rinascita imprenditoriale abbiamo un mio caro amico, nonché un consulente formatore d'eccezione, Max Calore, che è dall'altra parte. Ciao a tutti. Tra l'altro, con Max avremmo potuto facilmente farlo live e a distanza, visto che abita a pochi metri dal mio ufficio, più di una volta entrando e uscendo ci incrociamo in quelle zone, però per comodità abbiamo organizzato così a distanza. Anche Max fa parte della famiglia allargata, delle persone che io includo nella famiglia, quindi sono escluso dal distanziamento sociale. Famiglia, quindi va bene così. Per quale motivo Max è qui? Allora, Max viene da una carriera come consulente di piccole imprese che con il tempo, correggimi se per caso dico qualcosa in maniera impropria, è diventata una vera e propria specializzazione per gli studi dentistici. Ovviamente, conoscendo quanto Max lavora bene con gli studi dentistici, avendo spesso a che fare con il materiale che insegna ai suoi clienti, alle aziende, agli studi che segue, mi sono subito reso conto che molti dei concetti che ha affrontato in questo periodo, perché una delle passioni di Max è andare in giro per Lugano a fare live a caso, che poi mentre lui sta facendo una live in giro, io ne faccio l'altra, ci incrociamo per caso, così. E molto di questo materiale in realtà è un materiale che lui va a declinare per gli studi dentistici, quindi gli esempi sono relativi agli studi dentistici, le modalità sono relative agli studi dentistici, ma molti dei concetti, delle perle, delle idee sono in realtà applicabili alla maggior parte delle attività, soprattutto delle attività che devono in un modo o nell'altro avere a che fare con il pubblico, che poi sono quelle che sono state più tartassate in questo momento, perché io che faccio consulenza, ho continuato a lavorare. Molte persone che lavorano nella manifattura hanno continuato a lavorare. Le attività che sono state più tartassate, che sono state obbligate a fermarsi e che però adesso devono riprendere, devono recuperare velocità, sono proprio quelle a contatto con il pubblico. Quindi il contributo di Max probabilmente è ancora più vitale di tutti gli altri, perché mentre quando ci riferiamo ad attività che comunque hanno avuto la possibilità di continuare minimamente a fare qualcosa, possiamo parlare tutti in maniera generica. Per le attività che hanno a che fare quotidianamente con le persone, il contributo di persone come Max, ma anche di altre persone che intervisterò e che lavorano a contatto col pubblico, è veramente vitale. Quindi, iniziare, insomma, per rompere il ghiaccio, Max, ti chiedo intanto di correggere eventualmente o integrare la presentazione che ho fatto, se mi sono dimenticato di dire qualcosa oppure se ho detto qualcosa in maniera impropria, quindi sentiti libero di aggiungere pezzi. E poi di spiegare un attimo, prima, cosa stai facendo in questo momento con la tua categoria di riferimento, che è quella degli studi odontoiatrici, dentistici, non so nemmeno come si chiamano, e poi in che modo possiamo generalizzare questo a tutte le aziende che sono rivolte al pubblico. Allora, grazie mille Pierre dell'invito, perché è un piacere comunque dare una mano a un amico e agli imprenditori, perché in questo momento io credo che siamo in un bagno di merda tutti quanti e quindi più suggerimenti arrivano, meglio è. Quindi tutti gli spunti che si possono tirare fuori da qualsiasi parte veramente funzionano bene. In realtà mi hai presentato più che degnamente, forse anche troppo. Io amo definirmi come quando mi presento dai clienti, io sono un minchione che sta sul palco e devi cercare di capire in mezzo a 100 cazzate l'unica cosa intelligente che dico. E quindi è per quello che i miei clienti sviluppano una grande abilità, è perché si devono capire cosa è cazzata e cosa è roba intelligente. Uscendo dalle cazzate, io nasco dal mondo aziendale, quindi da un mondo molto simile al tuo, perché dai 22 fino a, beh, tutta la vita, perché ancora tutt'oggi ho dei clienti che sono piccole e medie imprese, quindi quello che era il mio business, la mia attività, è sempre stato il prendere un'azienda, crescerla, quindi una piccola impresa, crescerla e farla diventare
una buona impresa sul mercato. E quindi questo è sempre stato il mio focus. Diversi anni fa un cliente dentista sentì parlare di me da un altro cliente che, adesso non mi ricordo neanche cosa faceva questo cliente, però sentì parlare di me e mi disse: senti, quello che fai per le aziende si può fare per i dentisti. Figurati, io avevo 23 anni, per me è un po' come tuo figlio, la parola non si può fare, non so neanche che cazzo, cioè non sapevo cosa fosse esattamente, anzi era proprio una spigolatura contro la quale a me chiedi se non si può fare, ma assolutamente. Poi a quell'età lì io ricordo il complesso che tutti, cioè potevo fare qualsiasi cosa, salvare tutti avevano bisogno di me, io avevo i magici perché nessun altro li aveva. C'è gente che gli è rimasto pure a 40 anni, però... Io no, sicuramente, devo dirti che è una grande terapia in questo momento, perché comunque ti inventi delle cose assurde, ma è vero, a 23 anni quella caratteristica lì ce l'hai, poi quando fai il consulente, se non hai questo minimo di ego, voglio dire che non ce la farai mai ad andare davanti a un imprenditore. Cioè, tu pensi che io a 23 anni mi ricordo che il 24 di dicembre, avevo 23 anni, quindi era il... Oh, cazzo, il 2002, era il 24 dicembre del 2002, ed ero con Elio, uno dei miei primi clienti, questo signore vendeva bigiotteria d'argento, e mi ricordo che a 23 anni, alle 5 di sera del 24, gli presentai un progetto formativo di 400.000 euro. Che nella mia azienda non l'aveva mai fatto nessuno, e perché non l'aveva mai fatto nessuno io dovevo provare, cazzo. E quindi questo qui sbarellò dietro la sedia, aveva quasi 70 anni, si chinò in avanti e mi disse: senti, ma io che ne ho praticamente 70, secondo te dovrei dar retta a uno che ha 23 anni? E io lo guardai e gli dissi: sì, quindi quando partiamo? Non firmò 400, ne firmò il 10%, ma ne firmò 40 in quel momento, che comunque era un bel risultato per un ragazzo di 23 anni appena compiuti. Ma la mia vita, cioè, se non hai quel tipo di piglio e nel lavoro, perché lo conosci bene anche tu, in questo tipo di lavoro non ce la fai, perché ti scontri con delle realtà e con degli imprenditori a cui poi piace un po' questo tipo di atteggiamento, perché c'è da dire che l'imprenditore nasce un po' animalo e riconosce l'animalo, e quindi ha bisogno di un simile dall'altra parte, soprattutto se giovane e sfrontato. Non so se te hai mai capito. No, io faccia da culo in realtà non l'ho mai avuta. Ah, ok. No, io sono di quelli lì soavi. Cioè io vado... Mai avuto così tanta faccia da culo, in tutta onestà, Ok, allora potrei scriverti delle storie. Il prossimo libro che vogliamo fare ti scrivo faccia da culo solo io. Ma io addirittura mai a questo livello, anzi, io non saprei dirti come... Io vado di soavità, capito? Infatti tu mi piaci perché sei equilibrato, perché nella mia vita porti dell'equilibrio da qualche parte. Ma ecco, quindi... l'intero scopo del summit. Il summit è 80% praticamente con psicologi, pudenza della mente, così, perché poi... Questa cosa ovviamente la dico quasi in ogni intervento, però dovendo parlare anche con le persone, ciò di cui mi sono veramente reso conto in maniera importante è che la maggior parte delle persone in questo momento non hanno dei problemi, cioè, attenzione, ci sono un sacco di problemi pratici, sì. Ma il problema più grande è che stanno sbarellando. No, perché tu puoi avere tutti i problemi pratici che vuoi, però se sbarelli non ti aiuta. Peggiora. E peggiora di molto, ti fa prendere delle cattive decisioni. E questa è un'abilità di vita. Sì. Cioè è un'abilità vitale che gli imprenditori devono avere, perché? Perché ancora più di tutte le altre persone sono chiamati a prendere decisioni che non sono decisioni dove l'alternativa è 0 o 1. Mm-hmm. Negli imprenditori l'alternativa è meno 20, cioè da mi rovino e vado sui ponti a divento Elon Musk è tutto possibile. Sì. Cioè se uno di mestiere fa un'altra cosa, fa il lavoratore, ha l'opzione che lavora tutto il mese e non prende lo stipendio,
è l'opzione che lavora tutto il mese e prende lo stipendio. Cioè, il rischio va da zero a... Per carità, lo zero è brutto. Però è meno rischioso rispetto Però all'imprenditore. è zero. No, un imprenditore va, cioè, si può rovinare, cioè, può rovinare la sua vita, la vita della moglie, la vita del figlio, la vita di tutto. Quindi c'è sempre una quantità di tensione così grande che diventa ancora, cioè che si va a montare con tutto il resto, e in questo momento sta emergendo in una maniera mostruosa. No, per cui tu, coi dentisti, mi stavi dicendo come è iniziato, no? E iniziò, insomma, così, quindi con una ritraduzione di quello che stavo facendo e che tuttora faccio con le imprese, perché poi io non lo dico a nessuno, che continuo a gestire PMI, cioè uno dei miei più storici, il mio cliente più storico è un'azienda che ho aiutato per molto tempo, due imprenditori illuminati che lavorano nel campo della distribuzione di birra speciale, che quando io iniziai a dargli una mano a 23 anni avevano un'azienda che fatturava circa 3 milioni, e oggi è un'azienda che fattura una settantina di milioni. Quindi, sai, è così. E sono due imprenditori illuminati. Quindi presi quel materiale, lo tradussi per i dentisti in fase sperimentale, perché a tutt'oggi continua ad essere sperimentale. E quindi abbiamo tirato fuori una metodologia che poi nel tempo ho scoperto essere tremendamente utile anche alle aziende. Cioè, nel modo più semplice, quando il cliente mi chiede: ma perché ti dovrei scegliere? La mia risposta è: perché entro 3 anni ti metto uno zero sulla destra. Cioè, così la facciamo facile, non ti spiego che ti miglioro, che ti do i processi, perché spiegartelo quando parli di tecnica è difficile spiegarlo, perché se parli di tecnica cerchi sempre di capire com'è che vai e com'è che non va, ma non puoi saperlo finché non lo fai. Se mi dici molto semplicemente: ah, ti metto uno zero sulla destra, fine, tu dici: ah, ok, capito. Quindi ti può piacere oppure no, però la sostanza è quella. Ora, una cosa che hai detto tu, secondo me è molto importante, così mi allaccio anche per quello che è il discorso di tutto il summit. In questo momento chiunque, bene o male, è in difficoltà, compresi i dentisti. Cioè, calcola che in quelle che saranno le riaperture, ad esempio, si parla che i dentisti saranno gli ultimi ad aprire. Cioè, non sono stati i primi a chiudere, ma saranno anche gli ultimi ad aprire. Quindi hanno una catena, di cash flow negativo che è paurosa. Oltre al fatto, tutto quello che è il timore eventualmente delle persone di andare dal dentista, il loro timore nel trattare e quant'altro. Quindi è una categoria che piglierà un sacco di legnate in testa, tranne i miei clienti. Perché, allora, qui tu dicevi una cosa giusta: in questo momento le tecniche, sì, le aziende hanno in generale problemi tecnici, ma questo lo vedo sia con i dentisti che con gli altri clienti. Ma il problema è molto più umano, cioè è molto più, come dicevi tu, la testa che ci deve restare. Cioè, in questo momento non viene fuori il tecnico, perché l'Italia si basa molto spesso su tecnici che si sono messi a fare gli imprenditori e poi sono cresciuti in una mansione sconosciuta, che è quella dell'imprenditore, perché fare l'imprenditore, tu insegni a fare l'imprenditore, io lo insegno dall'altra parte, ma onestamente poi l'imprenditore lo fai facendo minchiate, pagando, sistemando, e nel tempo, se sei bravo, capisci come cazzo si fa. Ma è una questione di errori, secondo me. E quindi in questo momento, secondo me, più che la parte tecnica, viene fuori la parte uomo. Quindi quanto realmente sei resiliente, quanto hai voglia di uscire e quanto sei selvaggio nel volerti ribellare a una situazione che è pazzesca. Perché io ho affrontato varie crisi nel corso del tempo, perché quella del 2008, quella del 2001, cioè ce ne sono state, ogni 7 anni c'è una crisi, quindi io so che biologicamente il corpo cambia, ho preso questo come regola, il corpo cambia tutte le cellule una volta ogni 7 anni, cioè non c'è neanche una cellula uguale a prima nel corso di 7 anni, quindi ogni 7 anni c'è una crisi. Punto. 2001, 2008, è finita nel 2012, siamo nel 2020, quindi siamo là più o meno come tempistiche. Quindi so che in questi momenti non è la tecnica che la fa da padrone, ma è proprio l'uomo che deve venire fuori e non dico mostrare il petto, però sicuramente non accettare questo tipo di realtà. E guarda, io ti devo dire, quando è iniziato tutto questo casino, perché è iniziato la metà di febbraio, io ho detto, avevamo un corso il 23 e il 24 di febbraio, non c'era ancora il divieto di trovarsi, c'era il consiglio di non fare corsi. Io mi sono guardato e ho detto: senti, vaffanculo, se mai mi danno una multa, io lo faccio. E l'ho fatto. Il giorno dopo che l'ho fatto,
hanno messo il divieto a trovarsi, quindi mi è andata di culo da un certo punto di vista, però già là almeno 15 clienti li avevo messi in sicurezza su alcune cose ed era, ed è stata un'azione molto positiva. Quindi il 25, il 26, poi siamo arrivati ai primi di marzo, i primi giorni di marzo Peppi Merda ha dato la chiusura totale dell'Italia, quindi nessuno poteva più fare niente. Io fortunatamente avevo già messo a lavorare a casa i miei ragazzi per tranquillità loro, gli ho detto ragazzi state a casa, tanto possiamo gestire da computer, non è un problema. E lì ho detto merda, se è così e non si sa quando riapre, ce l'ho nel culo anch'io, soprattutto con una categoria come quella dei dentisti, che già era qualche giorno che loro si erano fermati, quindi ben prima della chiusura di Conte, perché loro è stato spiegato dagli ordini professionali e dalle associazioni, dai due sindacati, che dovevano fermarsi e quindi vedere solo, c'era già precedente a Conte, c'era già una roba del genere. Quindi ho detto, vabbè, ho pensato, chiudo. Cioè, molto semplicemente, chiudo, che cazzo faccio? Cioè, i miei clienti sono fermi, non potranno pagarmi, non ci sono... Come ha pensato, immagino, la maggior parte degli imprenditori quel giorno lì. Quindi, ho fatto un giorno a bestemmiare. Okay. E il secondo giorno ho detto, no, vaffanculo, non ci sto. E lì ho detto, ok, facciamo finta che la mia azienda è morta, è morto tutto quello che ho creato fino adesso. Adesso devo inventarmi un modo per cui chi mi doveva ancora pagare i vecchi crediti deve avere una ragione per farlo e ci devono essere altre persone che devono avere una ragione per darmi dei nuovi soldi e quindi creare un nuovo canale per farlo. Perché cioè, io non posso morire di fame tecnicamente, tengo un figlio, tengo una casa, tengo delle persone e quindi per me, per quanto ci fosse l'opzione della cassa integrazione e quant'altro, era ed è un'onta il fatto di dire le persone le lascio a casa, cioè o le metto in una situazione che, dove loro non c'entrano un cazzo. E quindi ho detto no, vaffanculo. E lì ho preso, ho detto va bene, io nella mia vita ne ho passate diverse, quindi ho passato takeover che hanno tentato di farmi, ho fatto dei takeover aziendali, ho gestito scissioni, ho gestito situazioni molto stressanti, quindi almeno un po' di merda l'avevo già sbangata da questo punto di vista, perché mi ricordo una volta che quando lavoravo ancora in una vecchia azienda, non ero ancora, poi sono diventato socio di quell'azienda, abbiamo avuto una scissione in cui il 70% della rete è andato via dalla sera alla mattina. E io in quel momento ero incaricato della spedizione punitiva e avevo degli obiettivi target che avevamo fabbricato per andare a smontare la rete che si era andata via. Quindi avevo dei clienti target da andare a prendere e dovevo prenderli entro 2 settimane. Quindi mi ricordo che in 2 settimane ho fatto qualcosa tipo 14.000 chilometri per andare da ogni singolo cliente che era importante, perché erano i clienti più importanti che si erano portati via, e la mia missione era quella di andare là, convincere quei clienti che non era corretto quello che stavano facendo, riportarli a casa, comprese tutte chiaramente le riba che dovevano essere pagate. Certo. Poi in realtà durò un mese la missione, perché non ce la facevo in 2 settimane, però li portai a casa tutti. E quindi queste cose le ho purtroppo, questi grandi stress li ho provati molte volte, quindi ho in qualche modo somatizzato, ho imparato a ribellarmici, ma più da un punto di vista personale, per quanto tu ti ribelli ti caghi addosso comunque, perché non è che ci sei un Superman, no, io mi cago addosso, ma il problema è che tra cagarmi addosso e dopo dover continuare a fare il bagno nella merda, preferisco cagarmi addosso e fare qualcosa per pulirmi. Poi sai che sono molto laico nelle presentazioni, molto, molto francese. E ho detto no, vaffanculo, e okay, mi sono messo online, ho fatto una diretta immediata con i miei clienti alle 8 o le 9 di sera del secondo giorno, sul gruppo riservato. Ho tirato fuori dei meccanismi che il buon Dan Kennedy spiega sul mind hijacking, quindi su come diciamo riuscire a interagire con le persone, non solo a livello di comunicazione, ma a tutto a livello delle connessioni che puoi andare a creare con le persone attraverso le parole, attraverso i modelli. E quindi ho tirato fuori il lago, ho tirato fuori il sigaro, ho tirato fuori tutto un modello di diretta lì per lì sul momento e ho spiegato ai miei clienti cosa dovevano fare. Siccome erano tutti impanicati, io mi ricordo che la prima diretta che c'è, tu tra l'altro sei anche nel gruppo, gli ho detto ragazzi facciamo una cosa, fate pace col cervello e col cuore, cioè smettetela di fare i coglioni. Perché se fate quello che hai detto tu, se fate i coglioni, cioè se vi fate prendere dall'ansia, chiudete tutti, ma allora è meglio se chiudete domani mattina.
cioè non aspettate 2 mesi. Senza far danni. Sì, sì, chiudete domani mattina, mettete, no, non in cassa integrazione straordinaria, li mettete in cassa integrazione ordinaria, per cortesia, così prendono l'80% per un anno e poi fanno tutto quello che devono fare, voi salvate il culo, spegnete tutto quello che dovete spegnere e buonanotte al secchio. Se invece vogliamo venirne fuori, fate il cazzo che vi dico io durante questo video. E non voglio sentire ragioni, cioè non mi dovete dire né sì né ma, ci sono andato tecnicamente veramente di autorità in quel momento, senza tanti giri di parole. E gli ho spiegato molto semplicemente quello che dovevano andare a fare, che era la cosa più ovvia. La cosa più ovvia qual è stata? Guarda, nella parte pratica gli ho detto, guarda, dovete fare dei video di connessione con i vostri pazienti e li dovete fare facendo, e gli ho detto all'interno di questa prima diretta che è durata circa 2 ore, gli ho detto tutte le specifiche che dovevano usare nel video, quindi cosa dovevano dire, come dovevano dirlo, cosa dovevano fare finché facevano il video, e quindi loro mi hanno creduto sulla parola e hanno iniziato a farlo, ok? E hanno iniziato a farlo dal giorno dopo. Fatto sta che questo tipo di condizione ha fatto in modo che loro rimanessero collegati ai loro pazienti, ma i loro pazienti parlassero anche a qualcun altro della situazione, di quello che loro stavano facendo. Questo ha anche permesso che chi doveva pagare alcune rate al dentista le ha continuate a pagare. Certo. Che, voglio dire, ci vuole veramente tutta in una condizione del genere. Abbiamo strutturato con le segretarie il lavoro da fare, quindi abbiamo fatto diverse altre dirette, ma erano tutte volte a spingere il dentista a fare attività fuori dal comune. Cioè, ti dico che ad oggi, dopo 1 mese e mezzo, io ho dei dentisti che presentano piani di cura via internet e li fanno approvare. Tutto è nato da, ragazzi, vaffanculo, il vostro studio è morto, inventatevi un nuovo modo di fare, quindi i video tutti c'è, poi a un certo punto una diretta in cui parlo dei 6 passi del programma marketing che gli avevo strutturato, quindi li ho messi tutti in fila, gli ho messo giù dei pezzi e gli ho detto ok, fate così, e ti parlo di gente che ha fatto poi, perché poi loro hanno sfruttato una cosa importante che gli ho detto durante la prima diretta, gli ho detto voi vi state cagando addosso ma avete me. I vostri colleghi si stanno cagando addosso e hanno dall'altra parte le associazioni di categoria che gli dicono di non fare un cazzo. Quindi sono a casa terrorizzati con problemi e quant'altro. Ho detto, voi fate quello che dico io. Infatti in 1 mese e mezzo loro hanno continuato a fare nuovi pazienti, paradossalmente, per le urgenze, perché loro possono rimanere aperti solo per le urgenze. Però sono tutti pazienti che chiamavano il loro dentista, il loro dentista non rispondeva e quindi chiamavano loro. Questi qui chiamavano tutti i dentisti disponibili, i dentisti non rispondevano, arrivavano a il dentista singolo che era l'unico aperto, andavano giù, e io ti dico che ho visto i fatturati di marzo, non sono come quelli del mese normale, però hanno fatturato tra il 50 e il 60% di quello che fatturano di solito. Cazzo! Non ci rimetti la camicia! Eh? Non ci rimetti la camicia! Porca troia, non c'è, cioè, paghi tutto, paghi le spese, fai un po' di musina, cioè fai un po' di cassettino là, giusto per, ti parlo di un ragazzo che poi ha preso, l'ha fatto autonomamente, che quello che gli ho detto l'ha messo su un trafiletto, su una pubblicità che ha fatto su un giornale, scrivendo quello che avevamo detto in realtà di mettere nei video, scrivendo semplicemente sono aperto per urgenze, o in un giorno l'hanno chiamato in 120. 120. Cioè, un dentista 120 visite di urgenze non le fa neanche se fa i bocchini, cioè non ce la fa, non riesce a farle. 120. Alessandro lo fa, dopo lo fa impazzire ad editare il video. Perché editare? Siamo imprenditori, a noi piace questa cosa qua. Alessandro è il mio videografo, che lui conosce bene perché fa anche i suoi eventi. Ciao Vale, però allora stanno ottenendo successi, cioè ti parlo di gente che gli va lì l'urgenza e uno, perché poi me li postano nel gruppo, tu magari ogni tanto li vedi, 6.500 euro di preventivo accettato e pagato subito, cioè in un momento di crisi in cui tu dici ma i pazienti, cioè la persona comune sarà là che non paga, che allora io invece ho preso la cosa da un altro punto di vista e gli ho ribaltato la frittata, perché io sono conosciuto perché io ribalto le frittate sempre e comunque, cioè è impossibile avere ragione con me, perché un modo per ribaltarti dall'altra parte la frittata lo trovo sempre, e gli ho detto ok, c'è un periodo di crisi, tutte le persone sono a casa, sono stanche, hanno paura, quant'altro. Gli ho detto sai cosa c'è di bello? Che
tutte le persone sono a casa e quindi non stanno spendendo un cazzo, che significa che hanno bisogno dello sturbo di spendere. Quindi quando vengono là, tu gli devi dare delle motivazioni per spendere. Perché tanto non c'hanno un cazzo da fare, c'hanno la moglie e il marito che gli rompe le palle. Quindi quando vengono là è il tuo sacro momento per battezzarli veramente bene, facendo un lavoro pulito, cioè non è che devi vendere stupidaggini, però facendo un lavoro pulito li battezzi e gli fai spendere subito, perché questi non stanno più spendendo niente. E tu lo sai, le persone hanno necessità di spendere, perché è proprio una sorta di tic delle persone. Le persone devono spendere, se non spendono quello che per loro è una somma mensile che devono spendere quotidianamente, poi stanno a disagio. Quindi qui vale l'articolo 5, che i soldi in mano ha vinto, quindi io te li piglio tutti, ti tolgo un problema e dopodiché ne riparliamo. Sì, qui se la diciamo in versione un pochino più potabile, no? Un po' meno animala. Una delle frasi che ho detto sempre per tutto il mese, io ho detto: ragazzi, il vero problema è mentale. Bravo. Fatte salve alcune categorie dove effettivamente hai un problema grosso di cassa. Sì. A livello di B2C, perché noi stiamo parlando del B2C in questo caso, a livello di B2C, una persona che ha uno stipendio e anche se è stata messa in cassa integrazione all'80%, di fatto a fine mese ha più soldi che in un mese normale. È vero, è così. C'è di più che in un mese normale, perché? Perché non sta spendendo, giustamente. Sì. Ma per quale motivo non spende? E questa è un'analisi che ho fatto un po' di tempo fa, che se ci pensi è di una banalità unica, e cioè, perché me ne sono reso conto? Perché mi ha mandato un messaggio via WhatsApp il commesso di un negozio di Lugano molto famoso, che tu sai, che okay. Conosce, quindi ogni tanto quando c'è qualcosa mi manda un messaggio e mi ha detto che avevano messo la vendita online. Ho visto una cosa che mi piaceva, che in una circostanza normale gli avrei detto: sì, mandamela a casa. In questo caso qua invece mi sono fermato e ho detto: ma la voglio veramente questa cosa? Per quale motivo? Perché poi ovviamente me la sono fatta mandare uguale. Ma perché? Visto che c'è questo senso di incertezza che non sai quando finisce, io non vorrei mai ritrovarmi che tra 6 mesi non ho i soldi per comprarla, per pagare la scuola di Ryan, però mi sono comprato le scarpe da 1.000 euro, dico una cosa per dire. Quindi l'unica cosa che sta succedendo è che le persone stanno utilizzando delle priorità di spesa che sono delle priorità conservative, dove io lo descrivo così, cioè le persone devono spendere e spendono per cose dove, se anche dovesse succedere un problema, non si sentono coglioni. Sì. Quindi l'unica cosa da fare è farglielo salire di graduatoria fino al punto nel quale per loro, se lo spendono, qualsiasi cosa dovesse succedere, ho fatto bene. Sono d'accordo. E comunque c'è sì, come dire, io oggi ho comprato da mangiare, non è che dico se un giorno finisco i soldi, però perché quel giorno lì mi sono comprato il filetto, avrei potuto comprare il pollo che costava meno, cioè non lo dico. Chiaro, d'accordo. No? E quindi visto che comunque si tratta di una situazione transitoria, il grosso del lavoro che va fatto è proprio il lavoro di comunicazione, di percezione del valore, sì. Perché le persone devono uscire dalla posizione nella quale è una spesa momentanea e devono entrare nella condizione nella quale sanno che è comunque una cosa che ha ragione di essere. Cioè, sì, lo fai salire nella graduatoria. Ora, tu hai parlato dei tuoi clienti, generalizziamo un attimo, no? Per te un'azienda che ha a che vedere col pubblico cosa deve fare in questo periodo e quali sono anche le tue previsioni sul futuro, perché io ho delle mie idee, no? di cose che potranno succedere. Ad esempio, io sono convinto al 100% che questa fobia
questa germofobia, distanza, così in un modo o nell'altro rimarrà. Ad esempio, quando vai dal dentista, ci sono alcuni dentisti che ti fanno mettere i calzari prima di entrare, ma non tutti. Sì. Queste potrebbero essere, nel caso specifico dei dentisti, che magari tra 3 anni, tra 1 anno, tutti hanno i calzari, tutti hanno l'affare per lavarti le mani prima di entrare, tutti, cioè, cose di... Non mi stupirei, no, se ci fosse un... Ma nemmeno dal punto di vista normativo, proprio dal punto di vista della sensibilità delle persone, un cambiamento in questo coso. Per cui, in questo periodo che sta, ci auguriamo, per volgere al termine, e per il futuro, cosa pensi che debbano fare le attività che hanno a che vedere con clienti B2C quotidianamente, che fa parte proprio della natura dell'attività? Allora, guarda, adesso esco dal ruolo animale e faccio la persona civile, perché poi io faccio lo scemo, però ci sono anche dei momenti in cui devo sembrare intelligente. Secondo me la cosa più grande è che poi anche il contenuto di quei video, perché non è tanto il video da fare, ma il contenuto. Ed è una cosa che mi ha insegnato un vecchissimo imprenditore. Lui mi disse: il denaro misura fiducia. Ok? Quindi quanto tu denaro fai misura quanta fiducia sei in grado di imprimere nelle altre persone, o di stimolare nelle altre persone. E quindi è la tua capacità di avere un rapporto realmente umano, realmente onesto e sincero con le persone, che determina quanto tu potrai farcela. Anche perché poi tutte le cose artefatte, né più né meno, per quanto possono andare bene per un periodo, presto o tardi tendono a cadere, perché non è che la gente nasce scema, la puoi intortare per un po' perché gliela fai vedere in un certo modo, ma poi il palco cade. Quindi la cosa più importante nel prossimo periodo sarà proprio la mia capacità di uscire realmente come persona e di esaltare sia i miei lati positivi, che fare anche tesoro dei miei lati negativi, perché spesso volentieri l'imprenditore tende a dipingersi come Superman, quando Superman non è. Cioè, io ho tante di quelle caratteristiche negative, ho imparato a giocarci, ad estremizzarle facendo un po' l'animale, perché io sono un po' animale, ma se lo nascondo poi vengo fuori male anche nella mia parte positiva. Quindi la prima cosa che secondo me chiunque deve imparare, non solo chi ha a che fare col B2C, ma nel B2B, perché è un rapporto, non è imprenditore-imprenditore o imprenditore-cliente, è persona con persona, perché sono sempre persone alla fine della fiera. Poi noi gli diamo un'etichetta che è imprenditore, commesso, piuttosto che cliente, ma alla fine ho a che fare con le persone. E le persone, secondo me, nelle relazioni risuonano le une con le altre. Quindi più io sono realmente sincero, onesto, sia nei miei lati positivi che nei miei lati negativi, più questo aiuterà le persone a seguirmi. E qui mi rilascio una cosa che dicevi tu. Io, ad esempio, nel mio settore i dentisti useranno più precauzioni, più questo, più quell'altro. Allora, ti dico, sì, lo faranno, ma sarà una menata loro. Perché, se ti devo dire dall'altra parte, io reputo che la maggior parte delle persone, passati 3 giorni che escono di casa, si sono dimenticati tutto quanto. Soprattutto gli italiani. Sì? Che sono sregolati. Ma io, guarda, io sono in contatto con varie persone. Ma apprezzo molto la cosa, perché invece sono molto... No, io ti dico... C'è un pacco... Oggi siamo al... il 10 di aprile... io sto sentendo varie persone che stanno girando in giro per l'Italia e mi dicono: qui è pieno, ma tutti, cioè la gente è già fuori per strada, ci dicono che non è così, ma la gente c'è già rotto i coglioni di stare a casa. E quindi l'italiano poi è genio e regolatezza, quindi non accetta le regole, ma lo vedi subito, cioè cerca di evadere il più presto possibile, e quindi è più una menata delle persone. E se io abbino questa cosa qua, il primo fattore, cioè io più sono bravo a gestire la mia personalità, a creare connessione con l'altro, e lo metto in connessione con gli altri, risuonano, significa che io posso, cioè il modo per rilanciare il mio business, per farlo ripartire, è semplicemente veramente contattare umanamente le persone, che poi sono, è il contenuto che io ho detto ai miei clienti di usare nei video, perché non è una questione di tecnica. Io gli ho detto come far esaltare la loro personalità, perché è quella che deve piacere. Io vendo da quando ho 18 anni, io faccio il venditore porta a porta all'inizio. E quindi la mia capacità era quella di suonare il campanello e mettere la scarpa tra la porta e lo stipite della porta, per non fargliela chiudere.
lì impari che è tutta una questione di la vendita è tutta carattere, non è tecnica. Cioè, è perché il tipo o la tipa che stai di fronte piace qualcosa che dici o qualcosa che fai o un atteggiamento che hai. E quindi questo vale anche con il cliente, vale con sia B2C, B2B, non è secondo me un grande problema. Cioè, tu vai nello stesso ristorante perché ti piace come fanno da mangiare, ma anche perché ti piace come ti trattano. Quindi è più il trattamento che fa la differenza, perché a parità di qualità, se tu vai in un posto dove ti trattano un po' meno bene, non ci vai, anche se ti costa di meno. Quindi, molto banalmente, puoi mangiare in casa. Sì! No, io ho, sai, questa fissazione, cioè, il ristorante, sì, bello tutto, così, però in casa abbiamo tutto biologico, tutto di altissimo livello, poi tu conosci le fissazioni di mia moglie, in realtà per me il ristorante, o anche l'albergo, è un downgrade. Sì. Cioè, l'albergo è un downgrade rispetto a casa mia. Ci sta. Però perché ci vai? Per il servizio, per l'esperienza del servizio. Esatto. Che è la cosa più importante, quindi la prima carta di uscita è non mettermi io a pensare a menate, perché spesso e volentieri sono le menate di chi ha un'attività ad essere trasferite verso il cliente, cioè quante volte vai a comprare un'automobile piuttosto che e ti sconvincono a comprarla, perché iniziano a dirti una serie di cose che non c'entrano niente, cioè tu vai là, hai l'assegno in bocca tecnicamente, perché sei andato lì a comprare, e questi ti sconvincono e ti fanno andare via e tu vai da un'altra parte a comprare qualcos'altro. Un mio amico in America diceva se tu non convinci la persona a comprare quando ce l'hai davanti, questo va fuori e si compra la caldaia, cioè va da un'altra parte e si compra un'altra roba, perché gli hai stimolato in qualche modo la volontà di fare qualcosa. Se non perfezioni quel tipo di sequenza e quindi non li fai acquistare, lui poi va via e compra da qualche altra parte, perché oramai è stimolato. Solo che tu hai fatto il lavoro per un altro tipo di attività. Quindi la cosa più importante è anzitutto diventare realmente molto bravi a gestire il proprio carattere e a farlo esaltare molto bene. Due, a creare quelle connessioni necessarie con la clientela. E tre, poi inventarsi anche nuovi modi per proporre le cose ai propri clienti. Cioè proporre quello che è il tuo prodotto, il tuo servizio in modo diverso, perché noi molto spesso siamo ancora ancorati realmente a un modo di vendere, di proporre le nostre attività, i nostri servizi, i nostri prodotti, che sono veramente indietro agli anni 60, a volte anni 70. Cioè non... Invece c'è bisogno di, anche tu come ti proponi, che è tremendamente innovativo, a volte le persone stanno là e pensano, no, ma io cosa faccio? Se faccio un corso via web, lo pago di meno. No, perché? Perché c'è l'informazione che ti dà, è sempre la stessa. Cioè, non è che tu, però vedi la percezione delle persone, se vai in albergo costa di più perché c'è un luogo fisico, se lo fai così costa di meno perché il luogo non è fisico. Cioè, è una mina della persona e io devo imparare anche dall'altra parte, quindi a gestire queste mine, perché sono molto naturali, non è che la persona vuole male, cioè non è che il mio cliente, se ce l'ha per caso, è malato, è sbagliato, è che l'ha acquisita nel tempo, e se io non sono bravo a gestire sta roba qua, cioè io devo essere in grado di smontare, diciamo che io ho un negozio, io devo essere in grado di smontare questa percezione fin dalla vetrina. Cioè quando il cliente guarda la vetrina, io devo averla impostata in modo tale, qui ti dico, sono finezze in parte psicologiche, io devo averla impostata in modo che le sue turbe inizino già a evaporare, a scemare, solo guardando la vetrina. Poi quando entra dentro tutto deve essere disposto in un certo modo, poi la comunicazione deve essere fatta in un certo modo, la persona deve essere molto piacevole, non deve essere finta, perché ci sono poi i commessi, parliamo di commessi ad esempio, finti, che hanno le frasi da catalogo, no, io le chiamo, hanno il disco del registrato, buongiorno, le posso essere utile? E io penso, sì, ma fanculo, mi sei utile se vai dall'altra parte del negozio e mi lasci guardare. Cioè quindi ci sono, se tu guardi ad esempio, a me piace molto, parlando di negozi, lo stile di vendita che usano in Calzedonia, che è tutto impostato. Tu senti dentro in Calzedonia, nessuno ti chiederà mai se hai bisogno di qualcosa, perché li fucilano all'istante. Loro, se tu guardi, vedi sempre la stessa scena, ed è un'analisi bellissima che riesci a fare se lo sa, se lo cominci a vedere e lo osservi. Le commesse sono sempre lì a prendere i cassettoni, tirano fuori i cassettoni, li svalangano
sopra nei tavoli da lavoro, cioè tu trovi sempre la merce disposta a mucchi perché loro lo tirano fuori, svalangano e poi continuano a risistemare. Questa cosa qua, ad esempio, che fa parte delle loro tecniche di vendita, è la tecnica che mette in tranquillità il cliente quando entra, perché non hai timore che qualcuno ti chieda se ti può essere utile, perché vedi questa che sta lavorando e pensi, questa qui non mi rompe le palle. E questo è parte dell'experience di vendita di Calzedonia, e tutto quanto ha una disposizione fatta in un certo modo perché il buon Veronesi, perché Veronesi è stato veramente un genio a creare questa cosa qua, ha creato tutta la sequenza fatta in un certo modo. Quindi ha tutta una sua fraseologia, è fatta veramente molto, molto bene. Quindi la cosa importante è riuscire a essere piacevoli come persone e riuscire a proporre le nostre attività in un modo realmente alternativo, forse più umano, perché se io riesco a propormi in modo umano, le persone acquisiranno fiducia in me e quindi molte delle turbe passeranno. Questa è la cosa più bella. Poi io sono fiducioso nella sregolatezza degli italiani, quindi so che dopo 4 giorni, tranne alcuni che sono fobici di loro e quindi sono molto più attenti a questa cosa, già di loro però, molti veramente se ne fregheranno dopo un po', ma già oggi se ne fregano. Cioè, vai a Milano, cioè, e vai a farti un giro a Milano oggi e troverai la gente senza mascherina, nonostante sia obbligatoria. Stiamo parlando di Milano, non stiamo parlando di Canicattì, dove sembrerebbe ancora più sbagliato. Stiamo parlando del centro di Milano. E quindi l'italiano è sregolato, però l'italiano deve essere bravo a coglierlo come persona, perché se lo sai cogliere, allora ti viene dietro. E questa, secondo me, sarà la cosa più importante. Quindi Dopo. prima regola fondamentale è connessione emotiva con le persone. Assolutamente sì. Poi imparare a proporti in modo differente, quindi tutti quei E modelli che alcuni. andiamo un attimo, solo leggermente in profondità su questa, un pochino, no? Perché in un altro intervento del summit, che in realtà in questo momento non so se verrà prima o dopo del suo, no? Stavo parlando con una persona che parlava di Facebook e mi ha detto questa cosa che mi ha fatto ridere, che lui lavora principalmente su Facebook e mi fa: io cercavo una pizzeria che facesse delivery a domicilio, come si dice, consegne a domicilio, e mi faceva ridere che c'erano tutte le pizzerie di quartiere che avevano la loro pagina Facebook con scritto in stampartello cose del tipo: per cortesia non contattateci, siamo aperti solo dalle 13 alle 19, non mandate messaggi, rispondiamo solo al telefono, eccetera, eccetera. E mi è Più venuto da ridere perché parlando di connessione, proprio il modo sbagliato del mondo. perfetto in assoluto. E secondo te che strumenti vanno utilizzati per generare questo livello di connessione con i clienti in questo periodo? Perché molto probabilmente quando ci sarà il summit ci sarà ancora, Sì. saranno ancora chiusi in casa, no? Quando sarà pubblicato. Sicuramente. E anche nel momento successivo. Allora, dipende dal target di mercato col quale hai a che fare. Allora, sicuramente se vuoi Facebook ci vanno bene o male tutti, quindi è un mare magnum, cioè, non, diciamo che non ci puoi non essere. Poi dipende dal tuo target, perché può essere se hai un negozio di, facciamo un esempio, andiamo su casi specifici, se hai un negozio di abbigliamento, l'estetica, piuttosto che sei un parrucchiere. Secondo me, anche avere mezzi come Instagram che vanno declinati nel loro modo perché non è la stessa comunicazione di Facebook, deve esserci ed è veramente importante. Ma la stessa carta, cioè, le email, cioè tutti i mezzi, ma la banale telefonata. Allora, una cosa che stiamo sperimentando in questi giorni con alcuni dentisti, te lo dico perché secondo me vale anche con tutti quanti gli altri, e gli ho detto: sentite, tanto non avete un cazzo da fare. Alzate il telefono voi e chiamate, abbiamo diviso i pazienti per categoria, in base ai tipi di urgenza, e li chiamate voi per sapere se stanno bene. Cioè, la cosa più banale del mondo, quindi alzi la cornetta, fai il numero e chiami. Sì, questa è una cosa che ho notato anche la gente semplicemente vuole fare due chiacchiere. Sì. E allora, se tu lo fai, il mercato ti si riattiva, ma lo dovresti fare già oggi che sei fermo, cioè il summit andrà online, lo farai in un momento in cui sicuramente siamo ancora fermi e ci saranno altri 7-8 giorni almeno di fermo,
quei 7-8 giorni, secondo me, uno dovrebbe alzare il telefono e tutti i clienti dovrebbero essere chiamati per sapere come stanno, come stanno quando. È proprio una questione di connessione, cioè come stai? Perché sennò il rapporto, veramente, il rischio è che se io non creo questa connessione in questo momento, che è veramente importante, quando finisce questo periodo, il mio rapporto diventa esclusivamente lavorativo. Beh, allora... ma mi chiami ora e comincio a lavorare. Perché hai bisogno dei soldi, hai bisogno di vendere la merce. E allora quello che succederà a queste persone che non hanno creato queste connessioni, questa è la mia visione personale, è che dovranno dimezzare il listino. Perché chi avrà la cassa tirerà, tu saranno tutti quanti in affanno e quindi tu avrai due tipi di fornitore, avrai il fornitore privilegiato che è quello con cui hai tutte le connessioni e avrai il fornitore non privilegiato che è quello che ha aspettato, si è fatto bellamente gli affari suoi, cioè, o meglio, con l'idea magari, diciamo che non è che aveva un'idea sbagliata, ma con l'idea di non disturbo nessuno, non ha chiamato nessuno e quindi è diventato assente nell'universo del cliente. E questo è, secondo me, molto sbagliato, anche perché un rapporto fornitore-cliente, io lo definisco molto più di partnership, cioè se io sono tuo cliente, siamo due partner, stiamo lavorando assieme ad un progetto, ma anche se tu vendi le scarpe, io sono un cliente, cioè stiamo lavorando al fatto che io stia bene con quelle scarpe. E quindi, cioè, questa è la connessione che io devo andare a creare e che farà sempre più da padrone. Perché poi la mia previsione, il problema non sarà secondo me tanto psicologico quanto più economico e lo vedremo un po' più là nel tempo, quindi noi avremo una finestra, questa è la mia visione e spero di non, realmente di non sbagliarla, ma la gestirò secondo questa visione. Avremo una finestra da, diciamo che ripartiamo i primi di maggio, da maggio a fine agosto ci sarà una finestra in cui noi dobbiamo essere determinanti nella connessione delle relazioni, nel reinventare il modo in cui proponiamo le nostre attività, i nostri servizi, i nostri prodotti, e quindi dovremo fare una cassa della Madonna in quel periodo, cioè dovremo cercare di fare più cassa possibile, perché il problema vero ci sarà da settembre in avanti, secondo me, a livello economico. Io ho sentito molte persone fare webinar, scrivere post dicendo la ripresa vera ci sarà nel quarto trimestre. Secondo me nel quarto trimestre invece ci sarà il vero problema, perché tutti quelli che resteranno maggio, giugno e luglio, tu prendi, anche se sono dimezzati i volumi, però comprimi anche i tre mesi prima. Sì, cioè, devi portare a casa tutto. Se è abbassato del 20%, però se uno fatturava 100 al mese, tre mesi di ferma, nei tre mesi dopo magari fa 120, perché recupera anche un po' del vecchio, deve, ma poi al quarto diventano 80 di nuovo, cioè una volta finito questo falso recupero diventano 80. E tu devi diventare bravo. Allora, nella realtà poi cosa succederà? In molti, da secondo me l'ultimo trimestre o quadrimestre avranno un po' più il problema, perché per effetto economico se lasci a casa, cioè tante attività salteranno purtroppo e resteranno a casa le persone, quindi l'effetto vero lo vedrai dopo un po', cioè quando la gente... adesso perché dico questo periodo? Partiamo dal periodo precedente, perché da maggio a agosto la gente tenderà a spendere comunque da un momento in cui approfittarne. Perché? Perché siamo stati chiusi in casa 60-70 giorni, quindi abbiamo l'acquolina e il bisogno di farlo. Quindi se siamo bravi a vendere onestamente quello che dobbiamo fare, riusciamo a fare dei buonissimi affari. Ad agosto la gente vorrà andare in vacanza, perché comunque dovrà colmare questa sorta di lack, di mancanza di libertà. Poi a fine agosto, quando si accorgerà che si sono spesi un po' troppi soldi e quant'altro, ha fatto fuori, come dicevi tu, ho comprato un paio di scarpe, cazzo, che non dovevo comprare e potrei non aver più un lavoro, allora lì tirano i remi in barca, perché tu li tiri magari oggi pensando lungimirante, perché hai una freddezza e un equilibrio, ma il 90% delle persone questo equilibrio non ce l'ha, è più attraente stimolativo lo stimolo del momento. Quindi mi fa agire molto più d'impulso lo stimolo del momento che non l'equilibrio, perché io lo so che non dovrei farlo, però dico, cazzo, no, non ce la faccio, devo farlo, punto. Cioè, la gente continua a cambiare la macchina perché pensa, si giustifica, che ogni 3 anni così la scarica, ma in realtà è la compulsione ad avere la macchina nuova, non è che la scarico,
è una compulsione, è una roba diversa. Quindi è tutto un aspetto veramente psicologico. Quindi maggio-agosto saranno i momenti in cui io devo fare 150. Però 1.000 vecchie già ammortizzate gratis. Cazzo, esatto! Però quella che hai è gratis. Visto che l'hai già ammortizzata. Ma poi sai, non la scarico più, poi c'è ogni quattro, c'è la revisione, perché poi devo fare la revisione, no? Vuoi fermarti su 300 euro di revisione? La frase famosa è poi dopo inizi a spendere più di meccanico che per... Per la macchina di tranni che va dal meccanico io la devo ancora vedere. Sì, esatto. E quindi sarà un periodo di questo tipo, dopodiché ci sarà l'ultimo trimestre o quadrimestre in cui farà veramente padrone chi ha la cassa. E quindi tutto quello che noi incassiamo possibilmente nel prossimo periodo dobbiamo fare molta attenzione a gestirlo molto bene, perché ci servirà negli ultimi 3-4 mesi dell'anno, nei primi 2-3 mesi dell'anno prossimo, nei quali io non devo essere spaventato, cioè se so come sarà non mi spavento, perché anche quel periodo sarà un periodo in cui fare, secondo me, giganteschi affari se li sai fare, perché né più né meno in ogni crisi, e quella sarà una parte di crisi economica non più tanto data da sto virus piuttosto che quelle che sono le conseguenze più dirette e umane, ma in una crisi economica c'è sempre un 40% del mercato che durante la crisi non cambia abitudini di acquisto, ok? Ora, se io prendo questo 40% e penso che la maggior parte dei miei competitor tenderà ad abbassare i prezzi, a sbragare, e quindi a quel punto a sbragare anche i servizi. Quindi andrà peggio di me. Io se elevo lo standard, io voglio quel 40%, dovrò faticare di più per averlo, perché non sarà facile, ma io voglio quelli lì. Quindi io rischio di non diminuire di un solo penny il mio fatturato, il mio incassato, se mi muovo bene in tutti questi mesi. È chiaro che devo farlo con coscienza. Poi, alla peggio, se diminuisco, magari diminuisco di un 10%, ma ancora continuo ad avere cassa, posso comprare molto meglio, posso fare degli affari molto migliori, pagando magari in anticipo alcuni fornitori che hanno un po' l'ossigeno basso e quindi riuscire a comprare un po' meglio, riesco a mantenere molto bene le marginalità, perché poi alla fine se faccio girare i soldi ma non ho i margini, non me ne faccio una madonna. Quindi devo avere una strategia che si moltiplica in questo senso. Quindi, secondo me, poi la ripresa reale del mercato in generale avverrà solo a metà 2021. Cioè se la guardo dal punto di vista pessimistico, io sono pessimista, dico ok, arriva da là. Tutto quello che riesco a fare prima per recuperare, per sistemare, è solo tanto di guadagnato. Se arrivo vivo, sono contento. Esatto, quindi io devo fare in modo di arrivare molto più che vivo, perché sennò là ci arrivo morto. E con questo ti dico, devo creare queste conoscenze, cioè devo preparare tutta la mia azienda a fare gli assalti in termini positivi, chiaramente, per riuscire a fare più business possibile, per avere più opportunità possibili, perché tanti avranno paura e anche noi, cioè, anch'io mi cago addosso pensando chissà come sarà, ma ancora se sto lì a pensare che mi cago addosso non faccio più niente, quindi tanto vale giocarsela fino alla fine, perché sennò chiudo baracca e burattini, prendo la cassa, vado in Costa Rica e sto fino alla fine della mia vita in Costa Rica a bere il latte di cocco e a mangiare le banane. Che non è male, eh? Sì, però se vuoi giocare, giochi, le regole ormai sono quelle. Giochi per vincere, come dicevi tu all'inizio, l'imprenditore o vince tutto o si sputtana tutto. E c'è questo momento in cui devi decidere, ok, io vado avanti, so che le due opzioni sono vinco tutto o mi sputtano tutto. Cioè, no, la via di mezzo non ci sarà. La via di mezzo ce l'avrà chi giocherà in difesa, ma sarà una via di mezzo molto brutta, perché sarà una via di mezzo di stenti. Invece che andare a fare la vacanza alle Maldive nel resort 5 stelle Superior, se ne andrà a Rosolina Mare al campeggio Batte la Pesca, in un bungalow che hanno già usato 8.000 persone, che io non vorrei mai andarci. Quindi quella è la vita da mediocre, secondo me, che per carità di Dio non ho nulla in contrario, una cosa del genere, se è la vita che ti piace fare. Il problema è che l'imprenditore molto spesso, se gioca una vita da mediano, non ottiene quello che vuole, e noi o tutto o niente da un certo punto di vista. Sì. Sarà un periodo in questo senso, e quindi io non so che sarà un periodo difficile, ma so anche che c'è una fetta di mercato che sarà disponibile ad acquistare. Io ti dico, nonostante tutta la crisi, io sto dicendo ai miei ragazzi, il coronavirus deve arrivare 4 volte l'anno nei prossimi anni, perché non ho mai fatto così tanti nuovi clienti
come in questo periodo. Sì. E quindi, cioè, dico, vabbè, cioè, è stata una sfiga iniziale, però abbiamo reagito bene, ci siamo mossi bene e sta andando bene, ci siamo inventati modi nuovi, ma anche i nostri clienti, gli ho detto, il coronavirus vi dovrebbe arrivare 3-4 volte l'anno perché state facendo nuovi pazienti e quindi quando uscite avrete i vecchi più i nuovi. Perché, certo. Perché se non fate niente resti col vecchio malandato. Sì, sì, sì. Questa è una roba che la gente non ci crede, sembra controintuitiva, però... è in un momento dove tutti si stanno deprimendo. C'è una cosa che ho detto io ad un cliente, c'è un mio cliente che cito spesso perché è un ragazzo al quale veramente sono legato, si chiama Guido Alberti, lui faceva il serramentista, aveva iniziato a creare un blog per vendere i suoi serramenti, pensa di provincia di Potenza, nemmeno Potenza città. E lui ha iniziato ad acquisire questi clienti tramite blog e a vendergli queste cose. Ragazzo giovanissimo, l'azienda del papà. Iniziamo a lavorare insieme, diventa mio cliente di consulenza. E ricordo che a suo tempo non me lo disse, perché se me l'avesse detto la mia parte buona gli avrebbe detto di non farlo, ma al momento fece un finanziamento in banca personale per pagarsi la mia consulenza, il mio programma confidential. Se l'avessi saputo gli avrei detto di non farlo, no? Perché sarebbe partita la parte un pochino più, cioè, oh mio Dio, cioè non, sai che io ho questa vena molto francescana, sì. Però non me lo disse, quindi tranquillo. Iniziamo a lavorare insieme, a un certo punto mi fa, sì, però il problema è il blog funziona, acquisisco dei lavori, solo che la maggior parte sono dei colleghi che vogliono semplicemente spiare quello che faccio. Appena me lo dice, dico benissimo, tu da oggi di mestiere insegni a fare il blog ai colleghi che vogliono spiarti. Grande. E lui ha tirato fuori questa cosa che si chiama sistema finestra, sì. Che è una verticalizzazione molto figa per i serramentisti, che nessuno avrebbe detto una cosa del genere. E la cosa paradossale è che quando è iniziato tutto questo mi ha mandato un messaggio un po' depresso, così, colà, e io gli ho risposto con una sola frase, gli ho detto, guarda, ho una domanda per te. Secondo te, cioè, ma tipo in Iraq sotto le bombe, la gente, le finestre, se si rompevano, non le cambiava? Cioè, no, certo che le cambiava. Perfetto. Quindi... devi solo fare in modo che i tuoi clienti siano il tizio che chiamano per cambiare le finestre oppure se ci stanno le bombe. No? E in realtà, considerato che gli altri campano solo di mi telefoni, se vuoi ti rispondo, poi venga a vedere, ti faccio il preventivo su un foglio di carta. Mm-hmm. E poi hai creato un metodo di lavoro con il prima, il libro, il manuale, tutto il resto a caso, no? Mm-hmm. Oppure il mercato si dovesse ridurre dell'80%, ci rimane solo il 20%, ma quel 20% lì chi se lo prende? I tuoi clienti o quelli che fanno la cosa sul foglio di carta del salumiere, ti scrivono più o meno quanto costa e loro hanno tipo consegnano il piano dei lavori che è una sales letter lunga così con tutta la spiegazione, cioè, hanno fatto un lavoro mostruoso perché lui è molto bravo. Cioè molto proprio rigoroso sto ragazzo. Fa, sì, hai ragione. È iniziato a dire queste cose. Sta avendo più risultati in questo periodo che prima. È fantastico. È una roba impressionante. Ma sì, perché se il problema è che, cioè il problema della fortuna è... E lui vende formazione, quindi vabbè, la formazione, questo periodo la gente si forma, ma anche i suoi clienti stanno avendo risultati. Sì, ma perché se la prendi in modo controintuitivo, tra l'altro sei anche l'unico, cioè potresti anche non essere il più grande genio del mondo, ma sei l'unico scemo che lo fa, e quando sei l'unico scemo in mezzo a un popolo che sta zitto, sei l'unico visibile. I mercati quando si riducono non vanno a zero. Cioè non vanno mai a zero, vanno a meno, la metà è già un cataclisma, sì, è un cataclisma di proporzioni epocali e comunque è la metà.
Concordo. Cioè, dal punto di vista economico, se il PIL dell'Italia diventasse la metà, è una roba da mostruosa. Ma dal punto di vista soggettivo, di me che faccio corsi di formazione, te che fai consulenze dentisti, del dentista, del serramentista, di quello che vende bulloni, la metà è relativo. Cioè, significa che se ce ne sono tre, ce n'è uno che chiude, uno che guadagna meno e uno che guadagna uguale a prima. Se sono tre, uno chiude, uno guadagna la metà, uno guadagna come prima. Esatto. Cioè, la vita, sì, quello che guadagna la vita è sempre in equilibrio, quindi resti là, dipende solo se sei più veloce a diventare quello che guadagna di più o quello che resta là o quello che guadagna di meno. Cioè, la scelta è tua. Ed è proprio per questo che per me è preziosa questa decisione che chiedo alle persone di fare, di uscire dalla confusione e ritornare aggressivi. Io all'inizio di questo periodo mi ricordo, ho fatto una live nella quale non c'era ancora nemmeno il confinamento, se ho detto ragazzi le cose stanno andando di merda, vi do subito 5 cose da fare. Mi ricordo che la prima era fai delle rese dei conti, perché in realtà la maggior parte delle aziende si portano dietro delle situazioni nelle quali non sono contente di dipendenti, fornitori, clienti, partner, così, però visto che tutto gira, non vai a mettere frizione. Dico, cazzo, questo è il momento adatto, andate con l'ascia, tagliate, fate, siete aggressivi. Alla fine la risposta è aggressività, ma non nel senso negativo, nel senso di, cioè, dire ok, andrà tutto bene, ma non come hashtag. Perché io so che faccio succedere le cose. Bravo. E poi giù a lavorare. Dai Max, è stato veramente un piacere fare due chiacchiere con te. Anche per me, Pier, è stato un piacere e grazie. No, un botto di editing per mettere le parolacce potabili, perché voglio fare questa cosa. Cioè, ho voluto dare a questo summit una roba un pochino più vogliamoci bene, anime e core, così arrivi tu con e mi tocca editare. Però sarà contento Vale, però va bene così, sarà contento Alessandro che ti edita. E per se ci fosse qualche dentista che è in ascolto, no? E ti vuole contattare, cosa deve fare? Scrive a info@dentalead.ch o molto più semplicemente può andare anche sul sito www.ildenteavvelenato.it e comprarsi il libro. Sì, così si legge il libro e capisce esattamente che le parolacce le scrivo anche sul libro. Dovrei averlo da qualche parte. Che tu hai l'edizione vecchia, ti devo dare quella nuova. Quando avevi i capelli. Sì, sì. Sì, perché adesso è passato da così e è diventato così. Ah, ok. Quindi o questo... È questo, perché poi adesso quello lì non c'è più, c'è questa qua che è la nuova edizione che ha un centinaio di pagine in più, l'abbiamo rifatta, l'abbiamo ampliata, ci abbiamo messo dentro delle cose. Se volete io vi do la versione vintage, costa 23,90, vintage 100 euro, scrivete. Bravo. clienti@simpness.com per avere la versione vintage, perché in realtà c'erano delle cose potentissime qui dentro che lui ha tolto. La potenza della mente. Sono delle cose super potenti che lui però ha tolto perché le mette solo nei corsi avanzati. Se volete questo qua, e l'ha fatto tutto blando, quello nuovo. Questo, 97 euro, l'originale, e 50 le fotocopie. clienti@simpness.com ve lo mandiamo a casa. Max, un bacione, grazie di tutto. È stato veramente bello fare due chiacchiere con te. Prossima volta che faccio un ufficio a distanza, un piano di distanza, ci prendiamo e ci vediamo. Ciao, grazie. Ciao Pier, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.